Corsare! Buonasera a tutti! Come state quest'oggi? Tutto a posto? Siete sopravvissuti a lunedì? Crobo! Bentornato a bordo! Come stai quest'oggi? Tutto a posto? Ah, come te la stai passando laggiù nella penisola iberica? Meno male mi sono ricordato il nome. Vuol dire che sono ancora nel fiore dei miei anni, stavo per dire, mi sono impappinato in una frase molto semplice. Ma tutto non importa, non importa! La giornata è finita, adesso ci dobbiamo solamente che divertire. Ah, divertire, passarcela una bella serata assieme a cercare un po' misteri incredibili qua su Omori, in cose. Vabbè, lasciamo stare. Non riesco a parlare. Allora, cosa è successo oggi? In realtà, io vi devo svelare che oggi l'ho passata molto tranzollo. Questo perché? Perché voi sapete cosa sta succedendo in questi giorni, anzi in questi mesi, no? Col Green Pass, no? Diciamo che oggi non ce l'avevo e quindi non potevo andare a servizio civile. E quindi ho fatto una giornetta di festa. Non troppo festa però, non troppo festa. Perché vi posso dire che sto per completare quasi finito il prossimo post su Instagram dell'Empatia Corsare. Ovviamente sto. Adesso c'è, sapete un po', la fase di modifica, la fase di. Come si dice? Best, grazie mille del supporto. Bentornato fra i Corsari d'Elite. E anche insieme ad Alessio, bentornati anche a bordo! Come la siete passata quest'oggi? Tutto a posto? Questo lunedì? Ma non ti preoccupare, Alessio, assolutamente non ti preoccupare, perché probabilmente ci ha anche portato un po' di fortuna il fatto che non c'è. Sto scherzando, scherzando. Alessio è sempre un portatore di buon vento e di cattivo vento, a seconda di quello che dice. Però quando non c'è e non dice che c'è cattivo vento, c'è sempre buon vento, per qualche strana ragione, per qualche strano indovinello. Ah, lavori anche la domenica? Ma davvero? Giornata lunga? Però bene. Dai, molto bene, Crobo. Sono molto, molto contento. Ancora lavori lì al giardino di. Coi, ce la fai? Tu sai dove lavora Crobo? Tu sai, al giardino di Barcellona? Ancora lì? No, Madrid, non Barcellona, Madrid è la capitale della Spagna. Madrid, cois, cois, ti prego, ti prego. Esatto, grazie. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No. Oddio, lavorare al giardino dell'Eden credo che sia ancora meglio, è ancora meglio. Però purtroppo non esiste. Chissà allora, chissà qual è il punto originario del giardino dell'Eden. Secondo me andrebbero a dire perfino che è stato costruito sopra il Vaticano il giardino dell'Eden. Ma basta, basta, coraggio. Basta fare dissing alla Chiesa che non se li merita. Vabbè, scusate, non so cosa mi sta prendendo oggi. Sono abbastanza euforico, un po' troppo. Probabilmente per il fatto che in questi ultimi giorni sono stato molto produttivo per il post dell'Empatia Corsara, che deve ancora uscire, che deve fare cose. E, insomma, sono molto leggero di testa, molte cose. Oggi ho riposato, quindi sono bello in forma. Quindi andiamo, partiamo. No, vediamo un secondo. Ah, fino a maggio. Questi giorni. Stai chiedendo una serie di Prime Video? Ah, wow! Non sono propriamente delle serie di Prime Video, ti posso dire, eh. Almeno Chrono Crusader non lo so, ma Goblin Slayer, Demon Slayer e Demon Slayer non sono dei Prime Video. Se hanno messo anche su Prime è interessante, non sapevo, si potesse fare forse sì, però insomma, sono molto contento, Best, che ti stai guardando delle perle. Goblin Slayer bellissimo, bellissimo Demon Slayer. Soprattutto non ho mai visto l'anime, però purtroppo non ho avuto il tempo di guardarmelo in fondo, però è bellissimo anche lui. Bella Nezuko. È il tuo giardino in realtà? Alessio, cosa ci stai nascondendo? Un giardino tutto glitchato. Questa la capiranno solamente i giocatori di The Binding of Isaac. Ogni volta che poti un cespuglio cambia. Poti il tuo bonsai? Diventa un pino! E cresce. Diventa
un pino, un albero di Natale anche. Tutto, tutto diventa. Scoppia. Diventa anche un miscuglio a un certo punto. Poi diventa anche l'albero vecchiatore di Harry Potter. Distrugge la casa e distrugge tutto quanto. No. Oh no. Oh no, Crobo, no, è vero. Hai ragione, Crobo, hai ragione. Scusa, ti ho messo in un. T'ho messo in suggestione, beh. Ti immagini, tagli, boom, e cresce tutto. Com'è possibile? Tagli ancora, boom, e cresce sempre di più. Più lo tagli, più cresci. Non c'è modo di fermarlo, Crobo, non c'è. Ed è il giardino di Alessio. Non andare mai a lavorare per Alessio, mi raccomando. Figuriamoci cosa potrebbe succedere. A tagliare ogni volta per mettere le piante diverse. Però sarebbe comodo per cambiare il giardino ogni volta. Cioè, magari vuoi un giardino giapponese, tagli le piante finché non ti fai tutto il ciliegio bello lì, bellissimo. Insomma, sarà un casino adesso, però sarebbe fighissimo avere un giardino del genere. Magari in futuro avremo i giardini olografici, Peppo G. Credo di sapere qual è l'emote, solo che non so perché non è partita. Però si arrabbiano. Si arrabbiano. Ah, si arrabbiano anche. Quindi sono anche un po' Sansoni. Sansone le piante. Più le tagli, più diventano forti, arrabbiate. Ovviamente con l'osso cattivissimo della Immortal Rage. Fua, ti cercano di prendere. Hanno provato ad attaccarti qualche volta. Per forza. A sapere che hanno Alex, che ti hanno come accuditore. Accuditore, tra l'altro. Lasciamo stare la parola ben concepita dalla mia povera mente. Dalla mia povera mente malata. Ai 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 ai. Però non si sono mosse. Non so il perché. Cioè, hanno provato ad attaccarti, ma non si sono mosse. Ah, quindi ti hanno attaccato verbalmente. Cioè, praticamente hanno detto: ma tu guarda sto mammifero qua che ci annaffia tutto il tempo. Ma per chi ci ha preso? Non lo so. Volevo fare una battuta. Niente. Ma niente. Per chi ci ha preso? Cos'è che si annaffia spesso? Le piante? Ma sarebbe stato ironico, magari. Ma per chi ci ha preso? Per delle piante. E sono delle piante. Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. No. Hai qualcosa da vendersi di interessante, dato che abbiamo un po' di. Oh, prendiamoci le tipico scherzo russo, giusto, giusto, vero? Mamma mia, Crovo, quanto tempo che mi mancava il tipico scherzo russo. Piante verbalmente aggressive, esatto. Ti apro in due, ha detto. Ti rendo un vegetale, qualcosa del genere. Oh, wow! Cavolo, aggressivissime, ma che cattive. Ok, non ringrazio nemmeno, no, no, grazie di aver comprato da me. Vabbè, guarda. Lasciamo stare, sono anche maleducate, c'è anche maleducato sto tizio. I fiori che si stanno appassendo nuovamente. Quanto vi appassite, porca miseria. Porca miseriaccia. Ma li avevo annaffiate l'altra volta, scusate, queste cose. Giustamente, giustamente. Va bene, Alessio, grazie di essere passato, grazie della conversazione. E ci sentiamo alla prossima, ovvero domani se riuscirai a passare, oppure un altro prossimo giorno. Anche perché vi posso già dire, è bello quindi, eh sì. Vi posso dire comunque sia che fra 4 giorni, nonostante il fatto che sia un venerdì, ed effettivamente non ci avevo pensato, sono un po' tonto, dovevo pensarci ieri quando ho fatto l'annuncio su Discord, però insomma questo venerdì mattina probabilmente, non so se la sera riesco o altre cose, però probabile che facciamo, ma magari la facciamo un altro, non lo so, insomma. Perché, allora, che giorno è fra 4 giorni? Fra 4 giorni è il 29. Il 29 è il giorno in cui io compio 23 anni. Lo so, sono molto vecchio e ho bisogno di comprensione. Però allo stesso tempo, beh, 23 anni sono tanti. Allora, per quanto mi riguarda sono già tanti. Molti anche, un po' troppi. Però, insomma, è il ciclo della vita. Pian piano si cresce questi dannati cactus che non fanno nulla. Che boomer. Ecco, sì, esatto, Alessio. Mica che
abbia più o meno la mia. No, non è vero che tu hai la mia stessa età. Tu hai fatto le superiori quest'anno, sei entrato nel mondo del lavoro e quindi hai 18 anni e quindi nulla. Amen. Io sono il boomer, io qua. E certo, per forza. Il 29, esatto, Crobo. 29 ottobre è il Complecois. Per come lo si chiamano qua, fra i miei amici, il Complecois. Ah, perché suona troppo bene. Altro che compleanno, che è compleanno, il Complecois questo. 2 febbraio compi 2 decenni. Ah, allora ne hai 19 di anni. E a febbraio compi 20. Wow. Cavolo. È una cosa importante, eh. È una cosa molto, molto importante i 20 anni. 20 anni dici, ero già maggiorenne, ma adesso lo sono di più. Questo qua è il segreto dei 20 anni. Dici, wow, sono più maggiorenne di prima, sono maggiorenne alla seconda. E pensare che in qualche paese non si potrebbe nemmeno bere a 20 anni. Non mi ricordo, non era 24. C'era 24 anni in un paese dove si poteva bere. Ma non bevete che fa male. Comunque sia, nonostante il fatto che c'è una musica a palla. La mia decisione. Ah, tu il 23 ottobre? Anche tu hai 23 anni. Wow! Ma è incredibile! Siamo coetanei del 98! Wow, Crobo! Ma dello stesso anno siamo nati! Ma tantissima roba! Fantastic! Auguri in anticipo per portare. Ah, vabbè, qua, dai. Vabbè, basta, fin. Mi sono feso, via, basta. No, tranquilli, siamo ancora qua. Tu lo sai bene cosa significa, ma in realtà non ci credo. Già, grazie degli auguri, io ti dico, Alessio, grazie mille, grazie. In anticipo, tra l'altro. Beh, non credo che o domani o dopodomani o fra 3 giorni mi investa una macchina. Non come il povero Frassi, poverino. Che ogni volta gli capita qualcosa di brutto. Ah, vediamo un po'. Ciao Alessio, ciao, grazie ancora. Quindi vediamo un pochettino qua. Orange Oasis con la statua dell'isola di Pasqua. Allora, come funzionava qua? In realtà non lo so. Io sono andato dritto per dritto. In molti modi diversi che da una macchina, comunque. Lo so! Ma qual era quello che dicevo io? Ah, sì, mi ucciderò con la mia saliva un giorno. Per tutte le volte in cui mi strangolo da solo. Ho sbagliato tasto di nuovo. Ma adesso smettiamo di sbagliare tasto, Cois. Vi prego, cominciamo giù. Mimi. Wow, è una Big Apple! Io non voglio farlo. Ho pensato a una cosa che per fortuna è sparita. Non voglio pensare. Apple Pen. Non so se avete avuto il privilegio di vederlo scoppiare su internet, ma io me lo ricordo ancora, purtroppo. Purtroppissimo. Attenzione, ma allora comunque sia, per fortuna è un'area avanzata, quindi avevo fatto bene ad abbandonarla perché ci servivano queste cose, che questa qua. L'abbiamo anche trovata abbastanza. Cioè, perché la si può anche saltare se non si esplora bene questa qua. Questa è l'abilità di tagliare questi bulbi duri. Ah, sono libero finalmente. Excellente, eccellente, eccellente. Prendi questo, un regalo da parte mia. Preso un dandelion. Eccellente, 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 eccellente. Salta. Oi. Cos'è? Cosa sono? Non lo so. Oddio, cosa ci fa un osso della fortuna qua sopra? Cos'è? A parte che dà fortuna per forza. Per forza, per forza è una roba della fortuna. Dov'è? Dov'è? Eccolo. For all your wish making needs. 7 di fortuna, è tanto, porca miseria. 7 di fortuna ti fai un critico gigantesco. Cosa hai, Omori, tu? A Red Ribbon. Per forza. Che l'attacco incrementa con Omori per forzissima. Questo cos'è però? Non capisco. Sono tipo di usa. Cosa sei tu? Di sabbia. Suonato. No. Una scuola di sabbia di un vecchietto particolare. E lì ho appena visto un dromedario. Cammello. Dromedario. Aspettate. Cammello. Cammello ha 2 gobbe. Dromedario una, giusto? Dovrebbe essere così. Tu cosa ci fai là? Child on stilts. Sono bloccato e non riesco a scendere. No, ma possiamo aiutarlo, poverino. Ma scusa.
prendere qualcosa da cenare. A dopo, Crow, a dopo. Perché ci sono dei cubi di ghiaccio qua? E soprattutto... qualcosa. No, sì, tranquillo, tranquillo, avevo capito, tranquillo, tranquillo. There is no problem at all, Crow. Holy cow! Va bene. Molto simpatici. Tofu con connoisseur. Tipo assaggiatore di tofu. Io sono un assaggiatore di tofu. Ecco, che non è nemmeno né un dromedario né un cammello, né ha tre di gobbe. Cosa sei? Che altro sembra tipo un mischio fra un tapir, un cammello e un dromedario. Io non voglio assolutamente provare quella cosa. Spero che sia finto. Io amo tutti i generi di tofu, ogni pezzo è unico e riserva una gioia individuale. Se mi porti 10 tofu ti darò uno snack che ho recuperato dalle mie molti relazio tofu viaggi. Certo che scambio 10 tofu, hai dato 10 tofu all'assaggiatore di tofu. Bellissimo! Prendi questo non troppo delizioso cibo in ricambio. Cheeseburger, ma che buono! Ma vattene a quel... Provore. Insomma, rallegrati tanto quanto io mi godrò questi 10 molto unici pezzi di tofu. Vorresti della... ok. La mia specialità. Ah, ok. Rimani rinfrescato, giovane viaggiatore. Ah, parla! È lui che parla! Oh, Gesù santo, che inquietudine. La mia specialità. Sì, rimani idratato. Vuoi del latte? La mia specialità. Latte di dromedario. Dovrebbe essere buono, da quello che so in giro. Ci fa il burro, tipo, vero? Dovrebbe essere una cosa del genere. Allora. Poi cosa c'è là? Allora, intanto, ciao Mary! Vediamo un po' cosa succede qui negli intorni. Intanto salviamo. Yes, salviamo. 2 days left. Ah, non dovrebbe mancare troppo. Vediamo un po'. Certo, vuoi fare un picnic? Vediamo cosa si dice qua. A parte che quello là dentro è un pompelmo, tipo, non è tipo... Ah, è zucchero, non è sabbia! Ho capito, zucchero di canna... È così piacevole stringere i miei piedi. Ho quasi voglia di prenderlo e mangiarlo. Cos'è disgustoso, Kel? Perché dovresti fare mai una cosa del genere? Così strano, sei così strano. Abbiamo tutti i nostri sani pensieri qualche volta. Kel, semplicemente non ci pensa prima di dirgli ad alta voce. Ehi, la considero una bella cosa. Se hai qualcosa da dirla, allora dilla. Che sei sbagliato, Kel. Devi sempre pensare prima di parlare. Abbi un po' di senso di controllo. Senti chi parla, tu. Miss Bossy Pants, cos'è? Senti chi parla, tu. Tu signorina capo pantaloni. Io ho un sacco di autocontrollo, no, di autoconsapevolezza. Io so dove sono tutto il tempo. Insomma, raffreddatevi voi due. Cioè, insomma, bilanciatevi, ragazzi. E tu se riguardo il bilanciamento. Hiro, codardo, perché? Ok, questa è la risposta più figa che io abbia mai sentito. Mi aspettavo di meglio da te. Oh, ragazzi, che cosa ho appena detto? Che bello. Questa è la risposta più figa che mi hai mai sentito. Codardo. Cosa sei? È un coniglio pancake! Oddio! Mi è venuta fame. Niente, qualcuno mi può preparare un pancake. Per favore, me lo passate attraverso la webcam. Lo prendo molto volentieri, grazie. Vabbè, ok, esploso. Mi dispiace. Poco 275 così è. Allora, però il succo d'arancia, ovviamente. Ma qui posso buttarmi per caso? Cos'è qua? La superficie dell'acqua è così scintillante. Vuoi osservarla intensamente? Sì. Uè.
Raintown. No! Come nel mondo del... Come ci fai ad arrivare qui ogni singola volta, Mari? Come nella cosa della festa del fantasma. Che succede qua? Yuki. Yaki? Se solo la pioggia si potesse alleviare un pochetto. Questa pioggia è intollerabile. Bleh. Bro, no, poverini. Ma perché effettivamente non, le verdure, non, gli ortaggi non devono bere troppa acqua. Veggie chiede: ah, sta piovendo troppo forte. Ci sta facendo sentire. Non, cioè, insomma, come si dice? Non ci fa sentire a nostro agio. C'è una mistica valvola qua vicino. Che controlla la nostra pioggia, insomma, controlla la nostra pioggia, insomma. Ma solo il prescelto sarà in grado di chiuderla. Se nessuno ci aiuterà, saremo assolutamente finiti. Cos'era Doomed? Saremo Doomed è rovina. No, è rovinato. No, non è rovinato, sarà una catastrofe, insomma. Condannati, ecco, saremo condannati di essere leggermente sconfortati per sempre. C'è una valvola qua vicino che solo il prescelto può girare. Qua vicino dove? Some pots. Some empty, same not. Qualcuno riempite e qualcuno no. Dov'è la cosa? Ah, eccola! Più facile del previsto. Qua c'è un ombrello. Umbrella. Ok, grazie. Facciamo un picnic anche qua. Sì. Yummy. Grazie per la zuppa, Mary. Questa zuppa è sluf deliziosa. Kenai, posso avere un secondo, per favore? Che bello, calcola la crimuccia. Cosa c'è di sbagliato, ragazzi? C'è qualcosa che non va con la mia zuppa? Insomma, fare i pigri qua intorno con la pioggia è divertente tutto, ma mangiare sotto la pioggia è tutt'altra cosa. Non riesco a dire dove la pioggia comincia. Non riesco a capire dove la pioggia finisce e dove la zuppa comincia. Perché giustamente si riempie all'infinito. Ma poverini, cioè mangiano una zuppa infinita effettivamente. Che ridere. Ecco qua la mistica. Desideri, insomma, girare la valvola un pochettino a destra o a sinistra? Aspettate. Meccanico. Cois. Meccanico meccatronico. Girare in senso orario a vita. Quindi destra. Eh già. La pioggia è un pochettino più lieve adesso. The Chosen One. Meno male che mi ricordavo le lezioni. La pioggia è stata aggiustata. Bellissimo, grazie, prescelto. Ti ricorderemo per sempre la tua gentilezza. Che succede? Che succede, bimbo? Vuoi andare con loro? Sei sicuro? Se questo è il tuo desiderio? Prescelto, questo bimbo vorrebbe unirsi alla tua missione. Lei è tua adesso, per favore, abbi cura di lei. Hai preso Veggie Kid. Ho capito cos'è! È un bambolotto nuovo per Mary! Ho capito. Su, volevo dire Aubrey. Andate, Roy! Il vostro viaggio vi attende. Ho capito. Perché Aubrey aveva il pupazzetto all'inizio del gioco, solo che è diventato debole, quindi questo è più forte! No. Scusa. Sweetheart Bust? Un busto di Sweetheart è veramente pesante. È tipo molto, molto pesante. Cioè, velocità 1. Cioè, no, è bellissimo. No, guarda, no, grazie. Hunter, bentornato a bordo. Come stai? Che sei tutto a posto? Te la sei passato bene questo lunedì? Eccolo! Arca, più 15 di vita e più 15 di succo. Carino. Carinissimo.
Questo più 15 su, ho sbagliato tutto. Punching bag. Questo qui vorrei darlo a Hiro, sinceramente. Tutto bene, molto molto bene, Hunter, molto bene. Ok, no, sì, questo qui posso toglierlo. Questo qui posso toglierlo e gli do il Vengikid, vai. 15 vita, 15 succo, così possiamo curare molto di più i nostri compagni di sventure. Qui io vi posso benché dire. Ah, giusto, vero, non avevo finito di raccontare la mia giornata, è vero. Praticamente, insomma, oggi mi sono riposato perché non avevo il Green Pass e quindi non sono potuto andare a servizio civile. Però, appunto, quello che ho fatto è stato prepararmi. Cioè, insomma, mi sto avvicinando alla uscita del secondo post su Instagram delle empatie corsare. E in più, un'altra cosa che ho fatto è stata, praticamente, dato che non potevo andare là, mi hanno chiesto un favore, sempre dal servizio civile. Mi hanno chiesto di fare una robetta a distanza. E quindi, praticamente, mi sono collegato con questa ragazza, no? Per fare ripetizioni di inglese. E devo dire, oh, è incredibile. Cioè, perché si comporta in un modo. Cioè, si comporta in due modi diversi, questo adesso che ho capito. Allora, lì in sede ha un certo comportamento perché ci sono anche tutti gli altri, quindi si distrae più facilmente. Però, da sola, devo dire che si concentra molto di più e riesce molto molto meglio a capire. Molto meglio. Cavolo, cioè abbiamo finito in mezz'ora, cioè lei sapeva tutto. Sapeva tutto di inglese. Present simple, past simple, present continuous. Tutto quanto. Molto 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 contento sono. Molto contento di avere... Oddio, ci sono... Milkshake Bunny e Pancake Bunny, siete bellissimi, fantasiosi, meravigliosi, ma dovete andare via. Palla special! L'attacco di tutti i nemici cade. Comunque sono tornato amico. Ah, beh, questo sì, conosciamo la storiella di questo. Non so perché. Beh, insomma, fra amici ci si abbraccia, Hunter. Posso dire una cosa? Allora, dipende fra amici e amici, effettivamente. Perché nel mio gruppo di amici non siamo soliti a fare cose di contatto. Un po' come i giapponesi. Non so bene il perché, però a quanto pare è così. Però è normale. Cioè, fra amici si abbraccia, sì, per forza. Ma è normalissimo. Cosa ci fate voi due qua? Ah, è vero che qualche pirata se n'era andato via da coso? Vabbè, ma è stato all'improvviso. E vabbè, insomma, c'è. Cioè, perché c'era Crimson Mentone lassù? Beh, insomma, all'improvviso, vabbè. Insomma, un abbraccio. Siamo comunque animali, se ci pensi, Hunter. Siamo comunque animali. È solito fra animali toccarsi, strusciarsi, no? Cioè, per esempio, i gatti si strusciano fra di loro, no? Per mostrare affetto. È stessa cosa con noi esseri umani. Ma ci abbracciamo. O ci diamo qualche pacca sulla spalla, qualche stretta di mano, insomma, così. È normale, è normale. Breadfruit juice. Breadfruit? Oddio! È una sede del de coso questo di Crimson Mentone. Che cosa siete voi due? Izzy. Espira un pochettino. Respira più facilmente. È tempo di far raffreddare le tue cellule cerebrali con le tue cellule. Il tuo cervello. Il tuo. Insomma. Le tue cellule cerebrali con un po' di tono. Tira giù un carico e rifallo. Benvenuto a Chillville, nella terra del chill. Molto molto simpatici siete. Addio. Non ho ancora ben capito il significato di tutto ciò, tu mi parlerai. We Cactus, greetings. Grazie per aver parlato con me. Hai preso. No, ma poverino! Cioè, ma ci ha dato dei soldi perché abbiamo parlato con. Ma questa è la cosa più triste del mondo! Ma scusa, cioè, no, tipo, grazie, ma. Cioè, ma. Quanto desidera parlare con qualcuno? Cosa sei tu? Un croissant? È sotto sopra e zen di girarsi. Flip him? Sì. Hai rigirato il croissant. No, non è un croissant, è uno scarafaggio, tipo. Cosa ne pensi dei partiti politici del 39? Ah, ho capito. Beh, cosa posso pensare? Penso che. Allora,
Dovrei fare delle ricerche più approfondite, però so che qualcosa che è stato fatto. Allora, la maggior parte che sono state fatte lì è stata una cappellata pazzesca. Però qualcosa è stato fatto bene. Cioè, nel senso, qualcosa aveva fatto di buono qualche partito politico famoso di quegli anni che è rimasto tutt'oggi. Non mi ricordo cosa, però ne abbiamo parlato molto spesso anche fra i miei amici. È qualcosina. Però, insomma, fatto sta che quello che è successo è stato un disastro quegli anni. È stato un disastro. Quindi diciamo no. Cattivo partito politico. Però qualcosa di buono ne è uscito. Poco rispetto a tutto il disastro di quei 6 anni, ma qualcosina ne è uscito. Questo è quel che penso. Ok, ci ha ringraziato e se ne va. Ciao Croissant, addio. Dove sei finito? Ui! Amici sorridono caldamente di te. E questo posto è più grande di quel che pensassi, porca miseria. Quanto grande è? Purtroppo, questa è una forchetta. Ui! Vieni qua, coniglio. Nomassia, esatto. Il nomassia è perfetto. Evidentemente stiamo uccidendo un sacco di conigli. Queste cose potremmo provare a tornare dal tizio che ci ha voluto fare la missione dei conigli infiniti. Vedere un po' se ci dà qualcosa di interessante. Hai scoperto oggi cosa. È sempre interessante quando si scopre che cos'è la circoncisione. Però diciamo che ha sia un senso religioso che un senso proprio di. Che un senso di protezione anche. Allora, te la spiego in breve. Qual è la protezione? La protezione è che in quei paesi, normalmente, che succede? Fa tanto caldo, no? Fa tanto caldo. Quindi, nel dove si pratica la circoncisione, no? Per colpa del caldo, possono venire infezioni. Ok? Possono venire incisioni. Facendo la circoncisione, non ti vengono. Questo qui è il segreto di questa cosa. Quindi adesso bisogna solo fare teorie se è nato unicamente come principio religioso o è nato prima come principio di protezione e dopo è stato integrato nel concetto religioso. Bisogna un po' vedere. Ho preso. Ah, un succo di uva. Stavolta è proprio succo succo. Wey. Adesso la profezia è vera. Quale profezia? Di quale profezia si sta parlando? Wey. Ah, giusto. Ok, è la piramide di Giza. C'è laggiù. Sì. Ci sono dei cacti. Oddio, guarda che carini cactus gatti ci sono. La grande profezia. L'unica e la sola? Ma per forza. Qual è l'unica, la grande e la sola profezia qua? Non me la ricordo. Non c'è la luna qui da vedere? No. Va bene, carino. C'è una enorme piramide nella lontananza. Che vuoi che ti rispedisco di sotto? Non posso parlargli, devo entrare. Dino Sdig. Vabbè, dopo entriamo nel Dino Sdig. La profezia del grande profeta. Ah, la profezia, ho capito quale profezia. L'unica c'è la profezia, quella lì del giratore di valvole. Per forza, hai preso una mappa del tesoro. Uè, del tesoro, scusami. X-Max The Spot. Posso vederla? Non ci ho provato, scusate. Posso. Usa! Uè! Attenzione. Non è semplicemente una X-Marx the Spot. Questa X è il tasto X. Welcome to Black Space. No, la X non c'è, non ci interessa. La X non è una lettera di nostra competenza, di nostro desiderio. E a quanto pare dovremmo affrontare un coniglio che non vuole affrontarci. Molto bene, forse gli stiamo facendo molta paura e ha ragione ad aver paura perché gli faremmo molto molto male se desiderasse davvero rissa. Pluto, vieni fuori. Ah, ma questi sono ancora quelli che stanno cercando Pluto, dovunque tu sia. Captain Spaceboy e alcuni dei pirati se ne sono andati da qualche parte con una grande urgenza. Ma io e il mio compagno abbiamo deciso di per cercare il pianeta scomparso del Captain Spaceboy, Pluto.
potrebbe essere? Sta volando nella stratosfera a massima velocità! Questo è il segreto di Pluto. Qua? No, non è questo. Abbiamo fatto bene? Oh! Chissà che posto è questo. Cosa abbiamo scoperto qua, Mulinelli? Pensavo fosse un cartello scritto. Io vado a sinistra. Oh! Avresti dovuto ascoltare. Ok, vabbè. Ah! Oddio! Jinger dead! Io sono degli zombie! Tira una testata tostissima questo. Questo attacca qui e tu attacchi qui. Passo io. Allora, in teoria no. Qua in Oddio no, però è vero, forse al nord. Può essere forse al nord. Però il parlare tedesco è più a Trento. Più in Trentino. Che c'è Trentino del nord che parla tedesco e Trentino del sud che parla italiano. Qua da noi c'è ad est che qualcuno parla in sloveno. Qua invece è italiano. Poi c'è chi parla friulano, c'è chi parla triestino. E probabilmente anche a nord c'è chi parla tedesco, effettivamente. Beh sì, tedesco, austriaco, stessa cosa. In teoria. Slovacco. Ma che slovacco? Non c'è la Slovacchia qua. Ah, guardali! Ma sono comparsi adesso però i non morti. Jinger dead. Qua la sabbia è cambiata. C'è qualcosa che non va? Che simpatico però. Perché tutti sanno che non bisogna fidarsi delle strade. E io non mi fido di nuovo. Oh, cosa sto andando? Hanno molte cose in comune. Ok, va bene. Mi stanno dicendo di tornare indietro in ogni modo possibile. Che cosa c'è qua? You should have listened. Dai, so via. Ma non c'è nulla nulla, davvero? Ma sei... Dai, ah! Sì, c'è la faccia triste di nuovo! Ma anche io adesso sono tristissimo! Cioè... Un segreto volevo, no, invece no. Avresti dovuto ascoltare. Avevo capito, avrei dovuto ascoltare. Sono curioso, non mi puoi dire di andare da un lato se c'è un altro lato vuoto. So via, gioco. Gioco, non puoi farmi così. Guarda che tanto dopo vinciamo che siamo overpowered ormai qui per quest'area. Conosci Poppy Playtime? Che cos'è? Dio, cos'è? Toast Ghost! Sono fantasmi di altri giocatori! Che male, sono più veloci di Kell! Sono più veloci di Kell! Ma questa è una cosa gravissima! Non pensavo potesse esistere una creatura vivente più veloce di Kell. È bellissimo. È un horror! È un horror! Ma un film? Un film? Un libro? Un videogioco? Attenzione! Sorry, couldn't resist. Ma sei un pezzente allora, ma scusa! No, no, ehi, si vado. È un gioco horror, Poppy Playtime. Poppy Playtime. You did it! Good for you! Beh, buon per te, perché c'è qualcuno anche che non ce l'ha fatta. Ehi, siamo un parco giochi! Allora, provo a segnarmelo, dopo nel caso vado a vedermelo un poco, magari un giorno lo possiamo... perché effettivamente è da tanto che non facciamo un gioco horror, però, che non portiamo un'avventura horror qui in giro. Dov'è qua? Non questo. Questo, eccolo qua. Stavo cercando. Poppy Playtime. Non giocarlo che lagga anche... Ma quindi ho ottimizzato male il gioco? O sono le persone che provano a giocarci che mettono delle impostazioni un po' troppo esagerate? Oh, Life Gem, grazie. Che succede qua? Oddio! Che cosa vedo nei miei occhi? Benvenuto a casa mia! Mi prendo cura dei bambini che non... Oh!
un orfanotrofio. È un po' vuoto qui in giro ultimamente. Quindi devo preoccupare che i bambini che sono rimasti potrebbero cominciare a sentirsi soli. Oh, cos'è questa caramella? Lei invece? Jelly. Miss Pagni, cioè, si è presa cura di noi da sempre. È sempre così amorevole e con molta cura. Insomma, che ci dà molte cure. Desidero che. Cioè, desidero di volere dare qualcosa di super speciale. E cosa ti do? Cosa ti do? Cosa gli do di speciale? Devi dirmelo! Mi spalmi! Ah, Peanut e Jelly mi danno sempre dei strani regali. Mi domando che cosa abbiano per me questa volta. Addirittura. Che cos'è? Che cosa ti do? Non so cosa darti, bimba! Boh! Poco. Ah, ok, è poco ottimizzata. Controllerò. Controllerò un pochettino. Sono molto curioso. Cos'è questo? È la casa del coso. No, cos'è? Lo sei? Donut Grandma! La mia nipotina raramente fa visita, ma ci manda un sacco di cartoline. Da adesso e da prima. Sembra che stia passando molto bene la cosa, ma chi siete voi? Io non ho Donut Grandma. Eh? Cos'è stato, figliolo? Hai detto qualcosa? Donut Grandma. Perché sono tutte Grandma? Posso raramente vedere i giorni nostri, ma riesco ancora a distinguere le forme. Posso dire che tu sei una ciambella molto strana. Non sono una ciambella. Cos'è quello? Cos'è? Un regalo? Donut Hole? Oh, ah, è un piccolino! Imperato? No, cioè, oddio! Cioè, qualche volta sì, ma perché ci sta? Cioè, nel senso per quelle battute là, un po' così. Però, insomma, diciamo che preferibilmente, comunque preferisco di no. Ormai sono entrato nel mood pacifico di positività suprema. E tonno! Bentornato a bordo! Come stai? Questo è tutto a posto? Come te la stai passando? Raccontaci un po' le tue ultime avventure incredibili. A parte che noi qua adesso. A parte che qui c'è l'enorme profezia del salto in banco. Guarda, io ti posso dire che per arrabbiarmi non mi arrabbio da anni. Non mi arrabbio da anni. Sinceramente non mi arrabbio da ere. Da ere. Io non mi ricordo l'ultima volta. Mi ricordo l'ultima volta che mi sono arrabbiato. Non mi arrabbio da un sacco. Le leggende parlano di un paio di gemelli che facevano la guardia all'oasi arancione, sotto il loro occhio vigile. È detto che avevano il potere di risvegliare i morti, insieme ad altre cose. Non so quanta verità c'è in tutte queste leggende. Ma non sarebbe così tanto interessante. Ah, ma non sarebbero così interessanti, altrimenti. Le cose del Teron 2? Non ancora, tonno, non ancora. Infatti, pian piano ci arriviamo. Adesso bisogna capire un po' dove, quando e dove e come. Però innanzitutto vorrei, nonostante il fatto che conosco a menadito il Deltarune 1, per completismo sul nostro canale su YouTube, preferirei anche portare, per avere anche quello, per avere proprio una completezza totale. Diciamo che questo qui è il mio pensiero riguardo Deltarune. Quindi verrà fatto, ma non blocchiamo nulla. Non blocchiamo nulla, casomai prima finiamo, a parte che abbiamo un sacco di cose da fare. Cioè, non scappano nemmeno questi titoli, quindi abbiamo un sacchissimo di cose da fare. Cosa vuoi tu? Oddio, ma sta lanciando cose nello spazio. Ma perché? Scusate, c'era qualcosa qua in gola, mi stavo un attimo aiutando. Ehi, che cosa stai facendo? Il mio nome è Orange Joe e sto lanciando arance. Wow, figo! Ma perché? Perché io sono.
Ah, sto cercando il mio. Sto cercando il mio gemello perduto. Orange. Oragnegio. Oragne. Ah no, no, giusto, in inglese sarebbe Oragnegio. Siamo stati superati alla nascita. Ma nel mio cuore citroso, non credo sia citroso, credo fibroso, credo forse sia. So che è ancora lì fuori da qualche parte. Ogni arancia ha iscritto un messaggio di spiegazione su chi sono e sul come trovarmi. Spero che lanciando queste arance, orance, queste orance, queste arance in tutte le direzioni, un giorno una lo raggiungerà e lui tornerà da me. Oh, così dolce, spero che troverai tuo fratello. Grazie, giovane signorina. So che lo farò. Il mio corpo è salutare e pieno di speranza e vigore. Ma, giusto in caso, se vedeste il mio gemello, per favore, ditegli che sono all'Orange Crest. So che lo guiderà da me in qualche modo. Ah, no, di dargli l'Orange Crest, questo che sta lanciando, capito? Non ti preoccupare, mio caro amico Orange Joe. Tornerai con tuo fratello di certo. Per forza. Che cosa c'è? Sangue di arancia? Uè? Cos'è? Contratto. Oddio! Un foglio di carta potentissimo. Scambia cuori e succo per altre statistiche. Ma va! Cioè! Ma questa cosa? Miseria! Non saprei in quale build usarla o con chi usarla, ma è bellissimo! Che miseriaccia! Piuttosto, dov'è il Apex Crane Coin? Non si trova qua, l'amico. Forse un'arma? Non saprei. Blood Orange. Dual Knife, non posso cambiarlo, ovviamente. Allora, se non è. Oddio, potrebbe essere magari una cosa per me. No! Cos'è? Ha più vita, meno succo, più attacco. No. Kel. Oddio! Ha un'arancia rossa! Ah! Più succo, meno velocità. No, ma che? No, no, se ti tolgo a te la velocità, che succede? Sanpei, bentornato a bordo. Come stai? Che sei tutto a posto? Eh sì, ho visto, ho visto. Ho visto cosa succederà. Sanpei, basta con i Pog, però basta, fermati! Troppo, troppo intasamento. Che succede? Ho capito che c'è l'hype e tutto. Però, fermola. Allora, io sono un po' preoccupato, semplicemente. Sono molto preoccupato. Ti fa male la pancia, no? Che succede, Hunter? Aiuto, non sentirti male. Io sono comunque preoccupato, Sanpei. Sono preoccupato in primis, ma già dal momento in cui l'avevo letto, dei livelli 14. Di quello sono preoccupatissimo. Quello io sono preoccupatissimo. No, cioè, allora, i campioni sono estremamente forti, quello sì, però ci sta qualcosa di così forte a livelli avanzati, però. Infatti io sono sicuro che se ne andranno via. Cioè, io sono sicuro che li si vedrà all'inizio. Allora, sono sicuro che i primi mesi di Clash Royale, appena uscirà l'aggiornamento, sarà questo. Sarà qualche mese di vedere i campioni perché questi livelli 14 devono salire. Devono salire e andarsene dai Cocones. Dopodiché, quello che succederà sarà appunto un assestamento, quindi ci saranno sempre i livelli 12-13 in arena leggendaria che cercano di salire. Poi ogni tanto. Che paura! Scusate, fatemi andare a salvare innanzitutto, che ho preso. Ma porca di quella miseria! Ma arriva questo coso all'improvviso, penso che arrivi un jumpscare incredibile a un certo punto. Lasciatemi salvare innanzitutto. Allora, insomma, qualche mese vedremo i campioni in gioco perché ci saranno livelli 13 che sono già 14 perché hanno speso l'ira di non si sa nemmeno chi al gioco. E quindi vedremo i campioni all'inizio. Dopodiché si assesteranno le cose e sarà più o meno normale il tutto. L'unico problema però è il se e solo se. Le carte un giorno raggiungeranno il livello massimo 14. Se
Se quello succede, credo e credo proprio che forse potrebbe essere il momento in cui io abbandonerò per la seconda volta il gioco, definitivamente. Perché sinceramente parlando, ma posso parlargli al volo? No, 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 vieni qua. Non seguo. Guardalo. Ah, forse riesco a bloccarlo. Forse riesco a bloccarlo. Un secondo, secondo, secondo. Forse lo blocco. No, no. Da. Niente. C'è sto qua che è in fiamme che vuole. Ma è un cimitero? Oddio, ma questo è un cimitero. Cosa sono quei cactus? Non dovrei essere qua. Perché sto controllando un cimitero? Così, quando. Ah, scusa, è vero. È vero, scusa, l'avevo letto prima. No, scusate, mi ero un attimo distratto. Sì. Semplicemente nulla. Cioè, io sopporto bene il dolore. Sopporto bene il. Io l'altro giorno, a servizio civile, durante l'attività di gioco, ho tirato un calcio su un muro di cemento invece di colpire la palla. Per sbaglio. Non ho carpito ciglio. Cioè, proprio. Spa! Si è anche sentito un rumore. Niente. C'è da dire. No, non l'ho tirato alla massima potenza, c'è da dire. L'ho tirato al 50% delle mie capacità. Diciamo che ho sentito il colpo. E vabbè, ho capito. La palla era là, me l'hanno rubata da sotto i piedi. Io non mi sono fermato in tempo. E la risposta è sì, Hunter. Ho ascoltato Wellerman, molto, molto bella. Molto bella come canzone. Per il calcio missato in te. Ho capito, mi hanno rubato la palla in quel momento, non potevo fare nulla. Cioè, mi hanno rubato la palla all'improvviso, pa, io ho tirato il calcio dove è andato. Scusate, cioè, così. Parlo come parlo. Ecco come parlo. Tanto Hiro ha imparato incantamento. E se questo è una qualche sorta di enchantment agli alleati, lo mettiamo subito. Agisce per primo. Ah, un avversario targetta Hiro per un turno e diventa felice. No! Why? Per fare qualche combo strana. There's one was a ship that put to sea. Non ho capito. Ah! Sì, via coniglio, via! Scoppia! Passa la palla domani! Pam pam Sì. The name of that ship was the Billy. Ah, no, era. Ho capito. Era la canzone. La canzone. Benvenuto a Orange Oasis, dove la luna splende più luminosa. Io sono Ricoli Ravioli. Un fondo hobbyist. Non so. Qualcuno che ha reso il cibo il suo. Sei sveglio, capitano. E ho capito. Non è che mi ricordo la canzone a memoria. Scusa, Anders, scusami. Non me la ricordo a memoria, perciò non l'ho riconosciuta subito. Così, ma tu hai sentito la mia voce? Ho sentito quella di Rama. Ho sentito quella di Best. Ho sentito quella di. Devil. Ho sentito quella di Cree Dragon. Ho sentito quella di altri corsari che in questo momento devo ricordarmi. Ma credo che la tua no. No. Ah, conoscete entrambi, che bella. Sydney. Un criceto con un fanny pack is. Ah, un criceto con un borsello è essenzialmente un piccolo canguro. No, non funziona così la natura. Eccolo qua. Mi scusi? Posso parlare con. Tu sei il tipo della missione. Cosa sei tu? Yellow. Ah, cavolo! Io sono un dino dollaro. Timido da un cucchiaio d'argento.
Non ho capito. Benvenuto al Dino Shop. In accordo ai miei registri, dice che tu hai un totale di 0 dino dollari. Interessante, interessante. Se vuoi comprare un cucchiaio, solamente puntalo e io ti aiuterò a trovarlo. Ok, va bene. Non ho dino dollari però. Ah, questo è un dodo! L'ultima volta che ho provato lo scaladino, ho trovato un sacco di tesori meravigliosi. Un po' troppi audio però qua adesso. Un po' troppi, no? Quindi, dicevamo, un po' troppi. Sono tutti a vostra disposizione, sempre e comunque. Ma al momento buono, dai. No, 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 dai. Dai, Sofia. Sofia, al momento buono li mettiamo, no? Non perché è confusione. Era il momento perfetto di fare confusione, scusa, Sam. Come? Come? Cioè, il cassà sta bene ovunque, quello te lo posso concordare assolutamente, ma. E per tutto il resto no, però. Vabbè, dai, non importa, non importa. Ma questa volta provando la scalata Dino ho trovato qualche barra di granola, di grano. Questo cosa sono? Uno strano artefatto da qualche terra esterna, dal televisore. Artichoke. I tesori in bacheca qui sono provenienti da tutt'altro mondo. Quello è un timone. Voglio viaggiare intorno al mondo un giorno. Uno strano artefatto di re diversi. Sì, ok, ho capito, sì. Cioè, oh no! No! No, ma ci sono anche degli esserini, poverini! C'è l'esserino simpatico lassù, là c'è il Sprout Ball morto. C'è una rana e c'è. Perché da una terra diversa? Ma scusa. La piramide del cibo. Ah! La piramide. Ho capito, scusa. La food piramide, la. Come si chiama? La piramide. La catena alimentare. Knack. Ha il bisogno di trovare un sacco di cose in giro. Antichi artefatti. Così antichi. Ah, antichi artefatti persi nel tempo. Le possibilità sono infinite. Mi ha appena gridato nell'orecchio qualcosa. Ehi là, piccolo avventuriero. Benvenuto a Dino's Dig. Io sono Dino, il fondatore di Dino's Dig. Sei affamato per tesori? Sei pronto per avere un'avventura cucchiaiosa? Se è così, sei venuto nel posto giusto. Qui a Dino's Dig abbiamo creato la caccia al tesoro definitiva, che puoi esperienzare con soli 100 clams. Assolutamente. Sei pronto a ingoiarti eccitantemente di scavare per tesori? Sì, l'ho parlato malissimo, sì. Però sono importanti? No. Andiamo. Dintastic. Coistastico, dirò io. Coistastico. Andiamo. Sì, fammi andare. Quindi, bene, ragazzi, prima cosa, ecco una pala di Dino, così che possiate scavare. Scaviamo con cucchiai. Dal momento che non è un cucchiaio, ti darò un cucchiaio da patate gratis. Hai preso un cucchiaio patata. Scegli quale spoon usare. Potato spoon. Eccoti qua, fratello. Se impari facilmente, eh? Nel nostro speciale sito, la piramide del cibo, sarà in grado di scoprire dei super rari tesori provenienti da tutto l'universo. E la parte migliore è che tu puoi tenere quello che trovi. Questo è Dino garantito. Lasciami sapere quando sei pronto ad andare nel sito. Faccio la. No, ok. Lascia che ti dico cosa è il sito. La piramide del cibo ha 4 livelli. Cominciare sempre dal primo livello. Ma se sei fortunato, potresti trovare la chiave della piramide che sblocca
il cancello della piramide per il prossimo livello. Più in là vai, migliori tesori saranno. Adesso eccoci qua. Ah, ok, ogni cucchiaio ha i suoi limitati usi prima di rompersi. Per esempio, il cucchiaio di patate si romperà dopo 5 volte. Se rompi il cucchiaio, i tesori. La casa del tesoro finisce, la piramide si chiuderà e ti chiameremo il dottore dell'entrata. Capisci tutto? Sì. Fantastic! Perfetto. E adesso è arrivato il momento del nostro disclaimer. I tesori non sono l'unica cosa che troverai all'interno della piramide del cibo. Mentre andrai in giro potresti addirittura trovare. Ah, qualche mascalzone che cerca la rissa. Non vogliamo alcun danno, quindi alle nostre proprietà durante l'avventura, avete capito? Ah, se qualcuno vi fa fuori sarà un vero game over. Beh, era quanto tutto. Tutto quello che è rimasto per voi adesso è salire queste scale. E odorare la dolce piramide, l'aria del dolce profumo della piramide del cibo. E cominciare a scavare. Abbiate una dinotastica avventura. Perfetto. Quindi immagino che io posso scavare solamente in questi qua. Secondo me. Cosa sei tu? Non sei nulla. Snake. Strawberry. Sarà tipo strawberry super snake. Roba del genere. Ah, so già che tanto scoppia questa qua. Uè, resistente l'amico. Sei felice? Ah, Slither Snake. Ok, sarà tipo Slither Strawberry Snake. Sarà così. Porca miseria, che resistente che sei. Ok. Fortissimo. Faccio qua. Curveball. Razor, wow, Razor, bentornato a bordo. Come stai, che stai tutto a posto? Che te la stai passando in generale? È da un sacco che non ci sente. Ah, mamma mia, i miei poveri muscoli delle spalle. 1672 XP. Cosa? Cosa? Sono tostissimi. Hai preso un dino dollaro. 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 Ancora? Hai preso un dino dollaro. Lo spoon si è trasformato in cenere. Big Spoon Down, il gioco è finito. Hai trovato il gioco dei tesori? Spero che tu abbia avuto una spettacolare avventura. A 20 dix, 10 dino dollari. No. 15 per 6 dino dollari, no. Plastic spoon for 3 di. Uè? Questo è vantaggiosissimo. Scusa. Hai preso un cucchiaio di plastica. Ah, scelta perfetta. Spero che troverai un sacco di tesori. Oh, sto coso è portentoso. Ma scusa, perché non prendono questo? Adesso proviamo a giocare un po' alla caccia al tesoro. Mi sembra divertente. Prima però i nemici sono temibili. I nemici sono assolutamente temibili, 1600 punti di esperienza vuol dire che era tosto, 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 tosto. Infatti ci hanno anche fatto un po' di danno. Quindi. Meglio. Sì, esatto, pare la zona safari di Pokémon, esatto. Bravissimo. Bravissimo, Best. Ottima, ottima citazione. Bene, sono in modalità solo audio per. Ah! Ah, ci stai giocando in questo periodo! Ma va! Ti stai divertendo? Sta intrigando l'umore qui. Ovviamente ha un sacco di risvolti. Però sì, noi siamo appena a metà del gioco, però. Cioè, noi siamo ancora a. Cioè, siamo praticamente a metà. Non dico nulla per evitare spoiler, però siamo ancora a metà noi. Stiamo facendo cose partite. Quanto veloce è andato? Sì, voglio usare questo cucchiaio qua. Grazie. Sì, abbi una fantastica avventura, sì. Allora, proviamo a. Oddio! Qua secondo me finisce male. Hackaway. Hai già fatto 11 ore di gioco nella zona dei ragni. Ah, wow! Orca! Velocissimo sei stato! Qu quanto tempo ci abbiamo impiegato noi a raggiungere la zona dei ragni? Non mi ricordo!
giocato un sacco però. Complimenti. Cosa fa la Hero? Quindi va stato anche un po' il danno, maledette bestie. Poverini. Non so se te lo meritano. Sì, sì, sì. E io sono felice. Così. Questi qua sono resistenti tantissimo. Ah, è appena iniziato quella zona. Ah. Vabbè. Comunque raggiungere quella zona in 12 ore non è poco. Molto bravo. Molto bravo, Razor. Stai andando dritto al punto. Assolutamente. Reboundo. Ah, aia. Ah. No. Kel. È stato distrutto. Devo usare un life gen. Ma per forza si conosce Skylander. È bellissimo. Skylander è un bellissimo gioco. Una bellissima, bellissima meccanica unica. Ma sì, Hathaway, dai, dai, dai. Headbutt. Non serve l'headbutt. Basta un attacco normale. Qui facciamo... Homemade gem. Ah, è mancato pezzo di schifo. Forse anche è già morto così. Infatti. In senso fraterni. Omarisa è a livello 24, Robby a livello 22, Hero a livello 23. Ma questi nemici sono tostissimi. Ah, no. No, mi dispiace. Razor. Così tristissima. Pocket. Snack. Life gem, life gem, life gem, life gem, life gem, life gem. Life gem, life gem, life. Eccola. No, come? Ah, ma perché è tornato in vita? Allora voglio fare skill. No, fermi tutti. Voglio hook. Non potevo farla fuori dalla cosa? No? Fa niente, fa niente. Gioco numero uno per bambini anni fa. Si può anche confermare. Molto molto buono. Era, cioè, era molto molto bello effettivamente. Molto molto molto. Dino dollaro, dino dollaro. Un hot dog, wow! Dino dollaro. Non so se vale la pena continuare ad andare avanti dopo. Hector! Oddio! Ho trovato Hector! Era finito qua! Guardate! La musica! Oh! Hector! Può essere davvero! Sei davvero tu! Vieni, Hector! Torna nella mia tasca! Sarà come i vecchi tempi! Ah, che... Oddio, parla! Che paura! Vale tanto, è molto bello! Mio vecchio amico! Mi dispiace così tanto! No! Temo che le cose siano cambiate, non posso più accompagnarti! Vedi? Una famiglia adesso. Oddio. Aspetta. Hector Junior. Che cosa stai facendo? Stai dicendo che vuoi andare con loro? Che c'è più vita di quella che ci potrebbe stare stando qua? Oh, Hector Junior. Io ti capisco molto bene. Perfino questa vecchia pietra sapeva... quanto era divertente una volta. Potreste vivere tutti una memorabile avventura assieme. Vai con loro, Hector Junior. Nella sua tasca. Hai preso Hector Junior. Scusa. Già. Esattamente in quel modo. Immagino che questo sia un addio, allora. Grazie per non esserti mai arreso nel cercarmi, Kyle. Hector Junior.
Stai bene, d'accordo? Non dimenticare la tua famiglia. Ma che cosa ti dà tristezza questa cosa? Sarai sempre qui con noi. Spero che la prossima volta che ci rincontreremo sarai cresciuto in una bellissima roccia levigata. Non preoccuparti, Hector. Mi prendo molta cura di Hector Junior. So che lo farai, ok? Solo non perderlo di vista, ok? Ah, non perderlo questa volta. Non lo farò, prometto. Oddio! Ma quindi adesso abbiamo Hector Junior. Ma scusa, ma che è una cosa? È una cosa. Posso metterlo? Hector Junior! Can talk, but is very shy. Stats increase with more energy. Ah! Carino! Le statistiche aumentano con più energia. No, Foxtail sta per forza qua. Forse la potrei dare a Aubrey. Hector Junior, che insieme a lui è fortissimo. Fortissimo Hector Junior. Comunque, il prologo dura circa 8 ore. Poi c'è quella parte nel mondo reale che... Eh sì. È vero. Salute, grazie, prego. Hai ragione, anche tu. Detto ciò, però, io vorrei avere... Salva la penna di Lodollaro. Si sta tanto, io so che qua troverò la chiave di Lodollaro. Ah! No! Oh, mio Dio. Fuga! Scappa! Non voglio affrontarvi! Cercare che è moribondo! Ho preso la chiave della piramide! Oddio! Ho preso la chiave della piramide! Possiamo andare al secondo piano! E questo coso... aiuto! No! L'ho trovato! Dove sono? Chi siete voi? Aspetta un secondo! Tu mi sembri familiare! Quella forma del corpo! Quella forma cos... quella... quell'esterno così... citroso! È inconfutabile! Tu devi essere il fratello gemello di Oran Joe! Oran Joe! Il mio nome è Oran Joe? È un fratello gemello? Già, sta cercando per te da tutto questo tempo! Ecco, prendi questo, cerca di dartelo! Hai dato a Oran Joe la orange, insomma, la buccia di arancia. Questa buccia potrebbe essere. Fin da quando ero giovane, ho sempre cercato in giro per la mia vera casa. L'unica cosa che. Ah, l'unica cosa che avevo oltre al mio nome era questo pendente a forma di arancia. Buccia d'arancia. Insomma, quello, coso. Hunter, grazie di tutto. Ci sentiamo alla prossima allora. Buonanotte. Ciao. Oddio, comunque Hollow Knight cioè, molto bella come meccanica Skylander e tutto. Sono due giochi molto diversi. Secondo me hanno entrambi il loro perché. Hanno entrambi semplicemente il loro perché. Non è che uno batte l'altro. Però Hollow Knight è un super gioco. Anche Skylander. Però Hollow Knight è anche lui un super gioco. Molto diversi. Lo stesso che appare su questo Orange Crest. Ha tutto più senso adesso. Ora so chi sono. Devo essere Organ Joe. Fratello! Non riesco a credere ai miei occhi. Sei davvero tu? Sì, fratello. Sono io, Organ Joe. Non ci sono dubbi. Posso sentire, posso percepirlo nel mio cuore citroso. Oh, quanto mi sei mancato, caro fratello. Sì, il mio corpo è pieno di speranza e vigore. Anch'io ho aspettato questo giorno. Finalmente ci siamo incontrati, caro fratello. Abbracciamoci. Oh, che coccoli. Devo ringraziarvi, bambini. Avevo pensato a mio fratello per ogni giorno della mia vita. E adesso finalmente è qui. Per favore, prendete questo come segno di riconoscenza. Oh, grazie, Life Gem. Sì, grazie per averci venuti. Ho aspettato così a lungo la mia vera casa. Prendi questo, è un regalo da parte mia. Ho preso un'altra Life Gem. Vieni adesso, fratello, andiamo a casa. Sei troppo aggraziato, caro fratello.
Per celebrare questo incontro camminiamo insieme. Speranza e vigore! Speranza e vigore! Speranza e vigore! E se ne vanno. Che coccoli! Vai a giocarci? Va bene, Razor. Assolutamente. Goditi la tua avventura. Come noi ci godremo la nostra. Grazie di tutto. Ci sentiamo alla prossima allora. Ciao. Un altro cucchiaio ha spento la polvere. Big Spoon Down, that's game over. Sì. No, allora io adesso voglio continuare. Mi sto divertendo un sacco. Mi sto divertendo davvero un sacchissimo. Io so dove spendere questi 18.000 soldi. Li spenderemo solamente qui anche per vedere se dobbiamo ritrovare la chiave o se possiamo andare direttamente sopra. Sarebbe molto interessante se possiamo andare direttamente sopra. C'è il cucchiaio con cui vuoi andare? Voglio il cucchiaio di plastica, grazie. Buonanotte. Vediamo se è libero. No, dobbiamo ritrovare. O forse nella stessa identica posizione di sempre. No, bisogna avere fortuna. Oddio, eh. Oddio, l'ho ritrovata lì. Forse può essere che c'è un principio di vicinanza e il solito punto. Quindi bisogna fare tentativi, però. Io a quello vorrei stare attento, perché se. Cilantro e ginger. Oddio! Oddio, adorabili, ma io devo scappare perché voi siete. Oh! 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 È la prima volta che non siamo riusciti a scappare, effettivamente. È la prima volta che non siamo riusciti a scappare e mi sono molto preoccupato. Mi hanno preso! Cosa faccio? Non so, io provo. Io non so se funziona, provo. La vedo brutta, la vedo brutta, la vedo molto molto brutta, la vedo bruttissima. A noi, Aubrey, ti prego, cucina per il povero coso qui. Ehi. Aia, che male. Stacca di nuovo. Zazza. Quanto tosti siete. Siete tostissimi. Siete di un tosto terribile. Ginger trova la pace interiore. Allora, porca miseria, quanta vita, quanta troppa. Reboundo. Fai snack time assolutamente prima che. Aia! Reboundo! Ma cavolo, ma qua è resistentissimo. Qua bisogna usare tutte le tattiche del mondo. Bisogna usare. Qua devo. Snack time. Ah, qua devo. Quello che devo fare è abbassare la difesa di coso. Per abbassare la difesa di coso devo. Per abbassare la difesa di coso, quello che devo fare io è arrabbiarlo. Però sarebbe terribile arrabbiarlo perché farebbe più male. Perché è Cilandro che attacca. Ma non è lui che attacca, fermi. Ginger fa pace interiore tutto. È Cilandro che devo eliminare. Ma allora eliminiamo Cilandro. Cilandro qua, Cilandro. Cilandro cilandroso, no? Ma eliminiamolo un pochetto. Dico Rocket e Cook. Cilandro con Temps Life. Sanduno. Mamma mia quanta potenza, Kel. Potentissimo. No, è semplicemente perché ha una difesa minore lui. Ok, quindi la tattica è eliminare prima lui, che ha un po' bassa difesa rispetto a Cilandro. Aia! Povero Mori. Ok, Cilandro è praticamente andato. Facciamo headbutt qui. Cocoit qui e. Tac, questo. Kel fa un trick back. Zero? Zero? Come zero? Scusa. Come zero? Zero. Aia.
Che male. Che male. Malissimo. Queste battaglie sono tostissime, ma davvero. Ma è spaventoso. Quanto aveva punti di esperienza? 7435. E impara osserva. Impara mesh. Share food. Cosa è successo? Cosa sta succedendo qui? Cioè, in questo posto stiamo diventando fortissimi. Cioè, questo è il posto di allenamento definitivo. Cioè, scusa. Omori, innanzitutto cos'è la tua abilità? Che tu sei strano. Ah, riduce tutte le statistiche di un nemico. Cavolo. È forte. Cioè, tutte le statistiche di un nemico è fortissimo. Fortissimo. Forse al posto di stab potrei fare. Non lo so, è perché stab è utile in realtà. Stab è utile nelle battaglie toste, è utile. È molto utile. Quando muori è triste. Quando muori è triste, fa sempre un critical hit. Ignora la difesa quando muori è triste. Proviamo a cambiare però. Painful true. Attenzione! Ho cambiato idea. Al posto di set poem metto verità dolorosa. Che Omori e il nemico diventano tristi. E al posto di lucky slice metto, o forse l'Hakaway. Forse al posto di Hakaway. Eh no, però Hakaway è forte. Al posto di Lucky Slice, allora. Stare. Ecco, fatto. Questo è il nuovo Mori. Certo. Poi un altro che aveva abilità, giusto. Hiro aveva imparato invece Share Food. Ah, Hiro e un amico recuperano della vita. Buono. Al posto di massaggio, penso. Quindi, continuiamo a scavare. Ma ne ha preso la banana smoothie, sì. Dino dollaro, grazie. Tomato. Chiave della piramide, ok, si trova qua in basso a destra. No! No, l'avevo appena trovata, no! No! Ha fatto un sacco di tesori? Sì, trovatissimo un sacco di tesori, sì. Quanti dino dollari ho? Ho 8 dino dollari. 8 dino dollari. Adesso diventa la notte caccia al tesoro. Io ci cado in queste cose, io ve lo dico. Io in queste cose io ci casco. Ci casco perché è proprio... Cioè, giuro che è divertente andare in giro a cercare i tesori qua. Andiamo. Tutto pronto? Sì, andiamo. Allora, adesso voglio constatare se effettivamente le chiavi si trovano sempre sullo stesso punto. Perché se è una questione di fortuna, immagino che ci sta. Immagino che ci sta. Però sarebbe altrettanto interessante se basta semplicemente ricordarsi dove sono prima. È una questione di fortuna. Non so se c'è modo di capirlo, ma per il momento sembra una questione di fortuna. Ban Bunny, no, questo è adorabile. Guarda che bello che è. Proprio un Bunny panino. Cosa ho fatto? Non ho fatto nulla di grave, per fortuna. In ecstasy. Ma lei dovrebbe essere caput? Vero che sei caput? Omori did not succumb. Le hai sbagliato? Testata. Annoia la Aubrey. E... per favore, forse è meglio se fai share food con cose. Aia! Oh no! Ma lo fa? Ok, non lo fa perché ha meno vita. Ok. Figo, abbiamo scoperto questa cosa interessante. Painful truth. Uh,
Oh, perfetto. Fa danni extra ai nemici felici. Facciamolo subito. Sembra che Obri non... No, non è più felice. Però ha fatto male. Però ha fatto male. He's floating around. No, poverino, anche la faccia triste. Guardatelo. Poverino. È adorabile. Coniglietto adorabile. Bunny. Vabbè, dai, basta. Via, ciao. Quanti punti esperienza? 2035, molto bene. Ogni nemico è una boss fight, praticamente. Rendetevi conto. Codice antico. Way. Enset code. Uno, due, tre, quattro. Forse le tombe. Ramen. Non saprei cosa possa raffigurare. Aiuto. Ah. $1. Popcorn. No, no. E questo ci farà fuori. Scappo. Hot dog. $1. E si è rotto. Ok, basta. Cioè, sarebbe stato interessante se non serviva la fortuna. Però dato che serve la fortuna è un po' meno interessante. Quindi, diciamo che ho trovato cose interessanti. Là dentro ci si allena un sacco. Quella là è prendere la stanza dello spirito del tempo di Dragon Ball, per quanto mi riguarda. E vediamo un po' di continuare la nostra avventura. Ma che penso che qua siano finite le nostre avventure, in realtà. Ehi, Mori, sai cosa? La sabbia è qui. Non è sabbia del tutto. È zucchero di canna. Non è dolce? Sicuramente fa caldo qui. Ricordatevi di stare idratati. Ecco qua, ci curiamo un pochettino con delle mele caramellate di zucchero di canna, immagino. Coccolissima Mary, come sempre. E immagino che in realtà... A meno che qua sotto non ci sia qualcosa che ci siamo persi. Ehi! C'è qualcosa. Ah, siete adorabili e tutto, no? Ma basta. Ah, ho già incontrato i nemici più forti del gioco e sono dentro quella piramide. Voi siete nulla. Show che adesso morite in qualche colpo, ecco, infatti. Poverini, non è che si meritano tutte queste cattiverie. Quindi presumo che l'energia è questa qua sotto. Quindi più alta è, più siamo forti. Certo che sono proprio delle grandi uve. Mango smoothie. Ok. Ah, urca, ma questo è un posto nuovo. Cos'è qua? Cos'è questo? Un fantasma! Aspettate, dov'ero di nuovo? Accidenti, memoria che mi gioca brutti scherzi. Hai dato la spooky map al fantasma barbuto. Che cos'è qui? Una mappa per il party di Topet? Oh, certo che lo è! Oh, farò meglio da andare prima che il cibo si raffreddi. Eccomi che arrivo, you can eat buff. E se ne va. Ma abbiamo trovato l'artista delle cose qua. Questo posto è terribile per le mie carie. Ma chi ha bisogno di dentina? Ma no! Orange Oasis è... Full of senior folks who've been around since who knows... Ah, è pieno di senpai, diciamo, di nostri avi che chissà da quanto tempo sono qui. Ma ho le mie speranze che un giorno questo posto sarà una città bellissima. C'è ancora un sacco di terra da lavorare. Che cosa chiami il formaggio che non è tuo? Nacho cheese. Nacho cheese. Immagino che sia tipo nacho, quindi no formaggio. Eccellente. L'hai preso. Ok, giusto per far piangere ancora un po' la ragazza del lago. Large face, questi
Spazi vuoti, io li marco. Su di loro nascondo i miei più profondi possedimenti, già. Io schianto la mia faccia per ricordare, ma gentilmente. Un po' più forte si romperebbe. Smash! Rompilo un po' più duro e si romperebbe. Immaginavo. I miei più profondi possedimenti. Ok. Quindi adesso sappiamo qual è il senso di queste facce. Sono dei muri invisibili praticamente. Bellissimo. Bellissimo. Quante cose ci danno da fare però adesso che pensavo di aver fatto tutto. Tra dinosauri e altre cose. Io non so ancora che regalo dare là. Però qui sembra che sia stato fatto tutto approssimativamente bene. A parte il codice segreto, che prima di andare quasi quasi torneremo secondo le tombe per vedere se effettivamente sono le tombe o meno. Quindi. Le tombe. No, stavo sbagliando tutto. Quindi le tombe. 1, 2, 3, 4. Se è quello laggiù il codice segreto, eh. Penso di sì, è l'unica cosa che non ne ha servito a nulla. Uiii. Sì, è lui. 1, 2, 3, 4. Ale! Uè! Bellissimo! Cosa abbiamo scoperto? Do not touch! No! 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 No, do not touch, no! No! Vuoi toccare il grande toast? Sì. Che succede? Ben fatta. Oddio, è farina. Siamo vivi. Oh. Ehi! Cos'è tutto ciò? Questa. Questa è farina. Ah, ciao! Ah, il mio naso mi prude tutto. Poverina. Ok. Ho sentito uno strano suono. Pensavo fosse il campanello di gatto. Cosa sei tu? Una vera talpa, actual mol. Fermatevi là. No, no, cioè, insomma. No, no. Nulla di. Insomma, cattivi ragazzi. Non potete leggere. Potete leggere le direzioni? Dovreste essere. Non sapete leggere, dovreste essere tutti. Dovreste tutti vergognarvi. La mia famiglia e io. Stiamo facendo da guardia a questo tesoro della cripta da generazioni. Ma fare la guardia non è facile per persone come voi. Potrei essere vecchia e fragile, ma la mia vista non. La mia vista potrebbe non essere così buona. E potrei avere solamente il piede sinistro. Ma ho speso la mia vita a fare questo. E sono diventato molto bravo a fare la guardia. Voi. Guastafeste. Non riesco a ricordare cosa stavo controllando, ma probabilmente si nasconde qualcosa di molto importante, sicuro, sul lato sinistro della stanza. Ad ogni modo, vi chiederò di andarmene pacificamente. Essere una talpa è tutto, e scavare la mia via fuori di qui in 3 secondi, piatti. Non c'è niente di speciale guardo questo posto. Quindi che ne dice se ce ne andiamo tutti quanti via dai guai? No. Volete stare qui in questo posto? A me se insisti. Lasciatevi liberi di dare un'occhiata in giro e tutto. Ah, questo cerchio di evocazione potrebbe essere vecchio e tutto, ma funziona ancora come un incantamento. Ma nulla di troppo. Ma non fatevi scherzi, altrimenti. Sul lato sinistro. Oddio, ma cosa sono? Vuoi prendere l'offuno? Ah, questa è la cosa importante. Non pensare nemmeno di aprire quella cassaforte.
Non c'è solamente nessuna combinazione o qualcosa del genere attorno a queste parti. Ok. Il perfetto punto per un sacrificio? Cosa? Come per un sacrificio? Ma che paura! Cosa devo fare? Provo a parlare con la talpa. Ah, senti, ho bisogno di tornare alla superficie? No. Do you want to pick up the hot milk cookies? No. Vuoi prendere la Forest Bunny? No. Prendere uno Stray Cat? No. Prendere la Life Gem? Spaghetti? Il loaf? Sette? Ah, sto tenendo il loaf. Ah, due. Fermi tutti. Fatemi insegnare questa cosa. Questa. Il nome di qua sotto. Allora. Dov'è la cosa che tengo per umori? Qua. 720. Ok. 7201. Qua immagino che c'è il 4. 9? Cos'è? 9? 2 volte 9? Ah, 2 volte 9! Ah, ok. Ho sbagliato. Lascia stare. 7. 2. 0. Oh no. 9. 6. 9. Hai trovato la ricetta per il disastro. Prenderla. Oddio! La ricetta del disastro. Ingredienti. Oddio! Possiamo fare il sacrificio estremo! Facciamolo, facciamolo. Recipe for disaster. Come faccio a leggerla? Scusate. Come faccio a leggerla? Vuoi prendere l'actual mall? Potrebbe non esserci ritorno. Oh, oddio! Oddio! No! Che cosa sta succedendo? Hai preso Actual Mall. Perché la ricetta. Cioè, la cosa dice che la ricetta è lui. Questa è una cosa tristissima. Un portale si è aperto. Ah, qua! Che sta succedendo? Io non sto capendo! Oddio. Si chiude magari adesso. Oh. Oh! 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 Aiuto! Mi sta inseguendo! Come faccio a fermarmi? Sono vivo? Morto. Perfetto. Era esattamente quello che volevo. Già. Posso riprovare? Uè! Non sono completamente morto a quanto pare. O forse sì. Ho preso Life Gem? Oddio, ma sono i miei amici questi! Ah! Hai usato Life Gem su Aubrey. Amari, mi hai salvata! Grazie, pensavo di essere finita per certo. Ho visto Life Gem su Kel. Quindi era normale questa cosa. Ah, dove sono?
Oh, ragazzi, cosa mi sono perso? È stato live jam su Hiro. Benvenuto, bentornato Hiro, come ti senti? Mi sento dizzy, insomma. Wow, ehi, dove siamo? Non lo so, magari in qualche posto abbandonato da tutti i toast. Dove tutti i toast vengono abbandonati? Beh, sicuramente non siamo più toast. Adesso sbrighiamoci a trovare una via d'uscita. Perché noi abbiamo persistito, gli altri no. Ah, oddio, non c'è Mary qua però, eh. Certo che salvo, ovviamente. Salviamo, sì. Dove siamo finiti? Dove siamo? Breven! Breven! Pane paradiso. Hai preso del pane. Intrusi! Andatevene, voi toast viventi! I nostri maestri non dormono. E nemmeno noi lo facciamo. Day in, day out. It's fresh bread. Ah, ogni giorno è pane fresco, pane fresco, pane fresco. C'è una boss fight incredibile in arrivo. Tu odori come papà. Papà è vivo? Non lo vedo dall'incidente di aver. Dopo l'incidente di averlo lanciato nel volto di evocazione. I maestri non ricevono più richieste da un sacco di tempo. Fra un po' raggiungeranno il limite. Preso un donut. Che cosa sta per succedere in questo luogo? Ahimè, io non lo so. Ah, sì. Ah, oddio, marmellata fatta in casa di fragole, ma che buona. Cosa stiamo facendo, però? Siamo come nuovi, sì. Qua adesso risalvo. E proviamo ad andare da questi maestri. Menù del giorno, pane fresco. Menù di Noani, pane fresco. Oh no. Way? Dove siamo? Oh. Oddio! Ma sono loro! Sono le tue divinità! Cosa stanno facendo? Siamo nati per fare pane per sempre. Un giorno fuori, un giorno dentro. Fresco pane, fresco pane, fresco pane, pane fresco. È una vita difficile e non è molto, molto ricompensante, ma è tutto quello che abbiamo. Ne siamo grati, vero, biscotto? Oh, chiaro, fratello. È sempre stata così la nostra vita, intrappolati in questo ciclo infinito di pane. Oh. 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 Quindi è da qui che veniva tutto questo vento. Ah! Il pane! Ha parlato! Sapevo che il nostro pane sarebbe tornato a tormentarci eventualmente. Oh, su via, biscotto. Dobbiamo distruggere prima che loro distruggano noi. Cosa? Aspetta un secondo, noi non vogliamo. Oh, è una boss fight. Oh. Oh, boss fight incredibile. Oddio, ma sono bellissimi! Ah, unbred twins. Vabbè, lasciamo stare. Però è una boss fight unica. Quindi per me è perfetta come cosa. Innanzitutto, stare. Assolutamente. È bellissima! È bellissima questa. Oddio! È un'idea meravigliosa! A dir poco meravigliosa! Ma che bella! Aia! Oh! Speed fell down, tutto fell down. Koromori, ho sbagliato. Ma quindi, non sei proprio, è proprio un co. Mamma mia, quanto siete tosti, però, Painful truth. Headbutt. Ricochet. E attacchiamo. Kel does a fancy ball trick.
Dobbiamo eliminare quel ban. Il prima possibile. Oh, poverini, li ho rattristati tantissimo. Ah, usano loro. Fanno del loro meglio per non essere tristi? Non posso rattristarli? Forse è anche meglio così. Così subiscono più danni. Stab. È arrivato il momento di usare la nostra combo di puro attacco. Cook per Aubrey. Kel fa un fancy trick. Prima o poi cade quel ban. Prima o poi cadrà. Aia! Aia! 163. Testa. Mamma mia, che male. Sì, forse. Ok, no, ho cucinato, ho cucinato. Qua allora io farei. Allora, qua sempre stab, assolutamente sempre stab. Qui testata. Qui in realtà cosa può servire? Ma sì, solo un attacchino. E qua farei shell food con Omori. Passa la palla. No, a nessuno, a nessuno. Dobbiamo accumulare energia, perché più energia abbiamo, più siamo forti. Questo qua è il potere. Aia! Mamma mia! Forti! Pane fresco, ogni giorno pane fresco. Sono tristi. Non possono più diventare felici o arrabbiati. Ok, interessante. Avrei bisogno di un po' di succo però qua. Oppure di cambiare emozione. Sesamo! Ah, testata sul sesamo. Continuo su di loro. Ah, continuo su di loro. Qua però ho bisogno di assolutamente 250 a tutti gli amici? 60 a tutti, 60 a tutti gli amici. E invece. Taka. Kel usa patatine. Aia, che male. No, non ancora attacca again. Vuoi usare l'attacco di gruppo. Mamma mia che sei a 3 di vita, Aubrey. Che beh, i fratelli hanno dimenticato qualcosa nel forno e sono tristissimi. Cosa sono dimenticato? Ui. Mamma mia che male che gli stiamo facendo. Devo cambiare emozione però con Omori. In qualche modo devo cambiare. Non saprei come, ma devo cambiare. Forse posso farlo arrabbiare. Andiamo, facciamo arrabbiare Omori. E in tutto ciò. Qual era la cosa delle emozioni? Era la felicità che batteva la tristezza? No, forse è no, forse è la rabbia che batte la tristezza. Ok, no, forse stiamo facendo giusto. Cuciniamo per Aubrey. Ehi, ehi, ehi. Buon, amore, ah, che male. Attacca again. Via, Sesamo, non ti voglio più vedere. Poveri, hanno dimenticato qualcosa nel forno, sono tristissimi. Tra l'altro, cosa si sono dimenticati? Io non lo so. Allora, mamma mia, quanta vita che hanno. Sta qua durerà un sacco. C'è qualcosa che posso. Ah, cura la vita e il succo di. E aumenta tutte le caratteristiche per la battaglia. 100 cuore, 50 di succo. Combo meal. Wow, cura 250 cuori. Cura 15 di succo, 25% di succo, 25 di succo. 35% di succo, 50, 75. 100? 100. Usalo su di lui. Non so, io vorrei fare un preventing. Secondo me qua adesso fanno danni a tutti. Perfetto. No, non attacchiamo di nuovo. Stavolta conserviamoci le energie per dopo. Gli Umbrella Twins si sono dimenticati qualcosa nel forno, poverini.
Chissà. Ma sono così tutto il tempo? Dico io? Hanno intenzione di fare qualcosa? Dico io, non, poi non so se skill. Hack away. Testata. Curveball, che fa più danni ai nemici con emozioni. E attacchiamo e basta. Spa! Mamma mia! Oh, che pochi danni però che fai, Kate. Ho Mori Slash Widely. Mamma mia il dolore che gli ho fatto qua. Cos'è, perché aumenta l'energia, no? Attack to... Aia! Aia! Che male! Ok! Chiama... Aubrey? Let's go, Aubrey! Pah! Un altro colpo fortissimo! Eh già! Funziona proprio così le cose! Siamo condannati a cucinare pane per la nostra eternità! Non è vero, biscotto? Oh! Non è vero, non è vero, potete fare quello che volete nella vita, ve lo giuro! Testata. Qua ho bisogno di... a questo punto, Ricoquet. Cucinati da solo qui invece, che stai messo molto male. Fancy trick. 5, 60... Allora, loro sono... Prevede il fatto che stanno diventando tristi. Sono resistenti. Questo è un boss tank. Rispetto a tutti gli altri. Mamma mia, che male il primo colpo. State prendendo mana, però, dico io, eh. C'è così tanto succo, non l'ho mai visto in nessuno. Mamma mia! Ok. Omori! Che paura! Non fatemi far sentire male, però. Ok, perfetto. Perfettissimo. Stiamo finendo le provviste. Che cosa facciamo, biscotto? Oh, no! Sono diventati depressi! Oh, poverini! Cosa può fare, Kate? Cosa può fare? Posso ridurre la loro velocità! E invece io curo... Ma a parte che così fanno meno danno, il che mi va benissimo. Mamma mia! Ah, no, non era un attacco normale, era il coso. Mori Slash Widely! Ma guarda quanto stanno perdendo succo. Capelli però. Po'. Qua adesso non so se vale tanto la pena fare la testata, eh. Aia. No, no. Ma come? Ma scusa. Ma non funziona così la cosa. Non è come me l'aspettavo. Cosa? Dov'è? Era... Ma cosa? Amico, dov'è? L'Avigem! Riportalo qui da noi! Hiro, torna qua! Vabbè, che scherzi che mi fai! Attacca di nuovo? No, non attacchiamo di nuovo, non ancora. Pum! Però qua adesso secondo me succederà di nuovo qualcosa di brutto. Aia! Ah no, Kel, no! Kel! Mamma mia, se sono forti! Allora, no, in realtà non ho ancora a farlo. Non occorre farlo perché posso fare Umbra Twins, Headbutt e possiamo fare non snack skill homemade gem. Su coso. Non attacchiamo perché potrebbe succedere che finalmente usiamo l'abilità di gruppo e... Aia, no! Omori! Non soccombe! Omori non soccombe! Quindi proprio è tosto. Omori proprio non. Lui non soccombe, punto. Ok. Stiamo finendo tutto. Non c'è quasi rimasto nulla. Oh. I fratelli gemelli, gli Umbra Twins, sono diventati miserabili. Guardali. Però possiamo forzare la nostra abilità di gruppo. Quindi Umbra Twins. Ok. Qua io faccio snack e devo prendere l'intera pizza. Poi pizza, esatto, 250 tutti. Attacco. Kel, use whole pizza. E adesso è arrivato il momento dell'attacco di gruppo qua, per forza! Release energy! Zero? Zero? Mamma mia! Andiamo lì! Distrutti! Uè?
Come faccio? L'unica cosa che posso fare è... L'unica cosa che posso fare è... Stabbarli. Cioè io non posso più fargli del male. Cioè l'unica cosa che posso fare è superare la loro difesa con l'abilità di Yomori. Non ho nient'altro da fare. Non c'è nient'altro che posso fare. Loro non possono diventare più tristi. E fin qui va bene. Però Mori può continuare. Può cominciare a. Cioè, solo Mori adesso può farcela. Solo Mori ha il potere di riuscire a batterli. Ehi! Hanno fatto un biscotto su un quarto di 8. Stab. Qua servirebbe il pararsi adesso. Perché attaccarli non fa nulla. Anzi, non sai cosa possiamo fare. Aubrey, tutto che non sarei più. Fighting Spirit e rallegra Kelly. Magari il critico può servire. Gli ho fatto danno. Uè? You can do it! Yeah! Felicissimi. Che belli. Hanno dimenticato qualcosa nel forno. Ma credo che l'abbiamo fatta. Questa era abbastanza semplice come battaglia. Team Spirit e rallegriamo. Coso. Attacchiamo e attacchiamo. Sta funzionando. Non capisco il. Ah, perché è felice! La felicità quindi è il contro tristezza. Ok, ho capito. Aubrey in estasi, che coccola. Si sono dimenticati qualcosa nel forno. Dai, dai, Sofia, è fatta, è fatta. È fattissima. Attacchiamo e basta. Dai. Qua abbiamo... Rebound. Corvoi. Dovrebbe essere fatta. Dai, dai, Sofia. Pa! 189 danni. Ciao! Mamma mia! Basta! Dov'è? Quanto tosti siete? Attacco si. Aia. Aia. Questa sarà la mia ultima. Ma dai! Sono esplosi, su via! Basta! Basta! Basta che non avete più vita! Finita! Luca Tomori? Ok, finita. Le nostre risorse sono completamente finite. Cosa faremo senza i nostri ingredienti? Oh! Abbiamo vinto contro una boss fight temibile. 18.851 punti esperienza, 10.000 clams. Ma cosa ce ne facciamo? Hai imparato Rally. Cosa ce ne facciamo di tutte queste cose? Oh. Abbiamo finto il succo. Sembra che questa sia la nostra fine, biscotto. Oh. Aspettate! Non siamo pane! Siamo bambini come voi! Tu intendi che non volete distruggerci? Certo che no. Non attacchiamo mai se non siamo provocati. Hai sentito, biscotto? Siamo salvi! Adesso possiamo tornare a cucinare. Pane fresco, pane fresco, pane fresco. Ah, quindi da quanto tempo state facendo pane qua? Non volete andare fuori a prendere dell'aria fresca? Oh, se solo fosse possibile, siamo intrappolati. Qui dalla concezione dell'universo. Wow. Da quando l'universo è stato concepito. Sembra davvero tanto tempo. Penso che vi serva una pausa. Cosa? Questo è preposto. Che senso avrebbe la nostra vita se non la spendessimo a fare il pane? Oh? Se noi lasciassimo la nostra postazione da far pane, Che cosa potremmo fare? Questa è la sola vita che conosciamo. E nonostante tutto, c'è una morbosa curiosità che mi sovrasta. Quel portale là sopra è capace di trasportarci fuori a questo posto. Abbiamo usato incalcolabili volte per insomma.
avverare la nostra capacità di evocare il pane. Ma non abbiamo mai visto cosa c'è dall'altro lato. Beh, noi lo sappiamo. Lasciate che lo dica. È molto grande. C'è un mondo molto grande e meraviglioso là fuori. Penso che sia il momento. Senso che sia arrivato il momento che voi lo iniziate ad esplorare le sue possibilità. Insomma, è tentato. Insomma, mi tendi così. Che cosa pensi, biscotto? Oh, Sto ascoltando. Sì. Ma. Ah, questo è vero. Va bene, abbiamo cambiato la nostra idea. Vogliamo andarcene. Questo posto fa schifo. Oh, biscotto! Siamo sempre stati spaventati dall'usare quel portale. Ma è arrivato il momento di cambiare. Andiamo, fratello! Andiamo ad assaggiare la libertà! Oh! Oh, non sono a scala e se ne vanno. Perfetto. A posto! E scopriremo come andrà a finire questa storia dopo. Ho fatto male la frase. Volevo dire che la scopriremo la prossima volta. La malvagità. Vabbè, dai, corsari. Per quanto mi riguarda, è un momento perfetto per chiudere. Una boss fight memorabile. Io posso dire adesso senza ombra di dubbio che se qualcuno mi dovesse chiedere qual è la mia host preferita di Omori, per un momento è di questi gemelli qua, bellissima. Bellissima, bellissima. Beh, ci sono tante di quelle cose che voglio mettere come suonere del telefono, ma porca della miseria, ogni volta cambio idea. Comunque sia, Corsari, è stata una serata memorabile, c'ho tutta la faccia caldata, ciò. Io vi ringrazio di essere stati qui con me fino a questo punto. Noi ci vedremo domani per proseguire su Dragon Age invece, che... c'è da dire, proseguono molto. Questi giochi, abbiamo scelto due giochi estremamente longevi. Estremamente longevi. Dragon Age per difficoltà, Omori proprio di longevità. Omori è lunghissimo! È lunghissimo! Una cosa incredibile. E non sapevo, non so nemmeno dove andare. Non saprei nemmeno dove andare per il vero percorso. Perché non so se le Orange Oasi sono effettivamente il percorso che dobbiamo prendere. Però beh, sì, da qualche parte è. Non so dove. Probabilmente sul Void, sulla Luna. Però lasciamo tutto a suo tempo. Ah, chissà qual è il segreto. Si sa solo cos'è quella bestiaccia che ci guarda là con l'occhio solo. Tra l'altro, tutte le abilità di Omori in realtà rispecchiano un po' una cosa, la cosa inquietante. Perché Stera adesso aveva anche l'occhio di quella bestiaccia, no? Quindi Stera è proprio qualcosa raffigurante, no? Insomma, mette ansia, no? È proprio terribile. Dopo questo pensiero di terrevolezza, non si dice così. Vi auguro a tutti buonanotte. Passate una buona nottata, è stato divertente anche quest'oggi. Ah. Prepariamoci per domani. Sarà una giornata tosta per qualcuno e per qualcuno un po' più leggera. Ciao! Buonanotte a tutti! Andiamo, riposiamoci, ce lo meritiamo. Una lunga avventura abbiamo passato quest'oggi.